Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale Italiano Senza Limiti. Oggi parleremo di un verbo molto importante e versatile nella lingua italiana, il verbo fare. Fare è uno dei verbi più utilizzati in italiano e ha moltissimi usi diversi. Vediamoli insieme. Divideremo questo argomento in tre puntate diverse perché è molto vasto. Oggi quindi vedremo alcuni usi del verbo fare. Iniziamo. Fare come sinonimo di creare o produrre. Esempi. Fare una torta vuol dire preparare una torta. Fare un disegno vuol dire creare un disegno. Fare un film, quindi produrre un film. Fare un maglione, lavorare a maglia per creare un maglione. Fare una scultura, creare una scultura. Fare una foto, scattare una foto. Vediamo adesso l'uso di fare come sinonimo di compiere un'azione. Esempi: fare i compiti, quindi svolgere i compiti. Fare una passeggiata, camminare, fare la spesa, andare a fare acquisti, fare un viaggio, viaggiare. Fare le pulizie vuol dire pulire. Fare i piatti, pulire i piatti. Fare la lavastoviglie o la lavatrice vuol dire preparare gli elettrodomestici per poi usarli. Fare la doccia, quindi farsi una doccia. Farsi la barba, quindi radersi. Fare colazione, cioè mangiare il cibo a colazione. Fare da mangiare, preparare del cibo. Fare i capricci. Utilizziamo questa espressione quando i bambini piangono e urlano per avere qualcosa. Fare o rifare il letto vuol dire sistemare il letto. Fare un servizio vuol dire fare delle commissioni come pagare una bolletta. Fare le valigie vuol dire preparare i bagagli. Fare una telefonata, cioè telefonare. Fare le compere, quindi andare a comprare delle cose. Fare esercizio, vuol dire allenarsi. Un saluto e alla prossima!